Capitolo XX. Una notte mi spogliai, aprii l'armadio e scelsi uno degli abiti da sera che Erta aveva criticato, diverso da quello che avevo indosso a ricevimento. Mi pettinai e mi truccai, anche se forse nel buio Zirel non l'avrebbe notato. Non aveva importanza, mentre mi spazzolavo i capelli o mi spolveravo le guance di cipria, riscoprivo l'ansia dell'attesa che precede un appuntamento. Erano destinati a lui per i preparativi, a lui che indugiava la mia finestra come davanti a un altare, quasi fosse troppo timorato per profanarlo. Oppure presentarsi al mio cospetto era il suo modo di affrontare la Sfinge. Io non avevo indovinelli e nemmeno risposte, ma se ne avessi avute gliele avrei rivelate. Mi sedetti alla finestra con la lampada accesa e quando lui arrivò mi alzai. Mi parve di vederlo sorridere, non l'aveva mai fatto. Di solito, se sentivo un tramestio in casa, spegnevo la luce e lui si nascondeva. Appena la riaccendevo, tornavo allo scoperto. Il bagliore era tenue, coprivo la lampada con un panno, c'era l'ordine di oscuramento, chiunque avrebbe potuto accorgersi di noi. Mi infilavo nel letto per timore che Erta entrasse, perché mai avrebbe dovuto, e una volta mi era assopita, la tensione mi aveva estenuata. Chissà quanto aveva aspettato lui prima di andar via. La sua tenacia era una forma di debolezza, il suo potere su di me. A un mese esatto dalla festa smorzai il lume, sebbene non avessi sentito alcun rumore. In punta di piedi, scalza per attuire i passi, aprì la porta, mi accertai Erta e Josef che dormissero, andai in cucina e uscii sul retro, percorsi il perimetro della casa in direzione della mia finestra e lo trovai accavocciato in attesa di un segnale. Mi sembrò piccolissimo. Arretrai e il ginocchio destro crocchiò. Ziegler si alzò di scatto, in piedi di fronte a me nella sua uniforme, senza lo schermo della finestra a dividerci, mi spaventò come in caserma. L'incantesimo collassava, la realtà si rivelava in tutta la sua schiettezza. Ero inerme davanti al boia ed ero stata io a spingermi verso fino a lui. Ziegler si mosse, mi afferrò le braccia, affondò il naso nei miei capelli e inspirò. Anch'io in quel momento sentii il suo odore. Entrai nel fienile, mi seguì. Il buio era senza fessure, non vedevo Ziegler, lo sentivo respirare. L'aroma spugnoso, familiare, della legna mi calmò. Mi sedetti, lo fece pure lui. Scoordinati, ciechi, guidati dall'olfatto, inciampammo l'uno nel corpo dell'altra come se misurassimo per la prima volta il nostro. Dopo non ci dicemmo che nessuno doveva sapere, ma ci comportammo come se lo avessimo concordato. Eravamo entrambi sposati, anche se io ero ormai sola. Lui era un tenente dell'SS. Che cosa sarebbe accaduto se fosse emerso che aveva una relazione con un'assaggiatrice? Forse nulla, forse era vietato. Non mi chiesi perché lo avessi portato nel fienile, non gli chiesi perché io. Gli occhi si erano ormai abituati all'oscurità quando mi pregò di cantare per lui. Furono le prime parole che mi rivolse. La bocca incollata al suo orecchio, sottovoce, cantai. La filastrocca con cui avevo intrattenuto la figlia di Heike la sera dell'aborto. Me l'aveva insegnata mio padre. Nuda nel fienile, pensai al ferroviere, l'uomo che non si era piegato. Cocciuto, lo chiamava mia madre, incosciente. Se avesse saputo che adesso lavoravo per Hitler, non potevo rifiutarmi, gli avrei detto, nel caso fosse tornato dal regno dei morti a chiedere conto delle mie azioni. Trasgredendo alle sue regole, mi avrebbe dato una sberla. Non siamo mai stati nazisti, avrebbe detto. Io mi sarei tenuta la guancia con una mano sbigottita. Avrei frignato che non è questione di essere nazisti, la politica non c'entra. Non me ne sono mai occupata e poi nel 1933 avevo solo 16 anni, non l'ho mica votato io. Sei responsabile del regime che tolleri, avrebbe gridato mio padre. L'esistenza di chiunque è consentita dall'ordinamento dello Stato in cui vive, pure quella di un eremita, lo capisci o no? Non sei immune da nessuna colpa politica, Rosa. Lasciala stare, avrebbe supplicato mia madre.
Sarebbe tornata anche lei col suo cappotto sopra la camicia da notte, nemmeno buon gusto di cambiarsi. Lasciala bollire nel suo brodo, avrebbe tagliato corto. Ce l'hai con me perché sono andata a letto con un altro, vero? Lei l'avrei provocata. Tu, mamma, non l'avresti mai fatto. Non sei immune da nessuna colpa, Rosa, avrebbe ripetuto mio padre. Abbiamo vissuto 12 anni sotto una dittatura e non ce ne siamo quasi accorti. Che cosa permette agli esseri umani di vivere sotto una dittatura? Non c'era alternativa, questo è il nostro alibi. Ero responsabile soltanto del cibo che ingerivo, un gesto innocuo, mangiare. Come può essere una colpa? Si vergognavano le altre di vendersi per 200 marche al mese, ottimo salario e vitto senza paragoni? Di credere, come avevo creduto io, che il morale fosse sacrificare la propria vita se il sacrificio non serviva a nulla? Io mi vergognavo davanti a mio padre, sebbene mio padre fosse morto. Perché la vergogna ha bisogno di un censore per manifestarsi. Non c'era alternativa, dicevamo. Ma a Ziegler sì, ci sarebbe stata. Invece avevo camminato verso di lui perché era una persona che poteva spingersi fino a lì, fino a quella vergogna fatta di tendini e ossa. E saliva. L'avevo tenuto tra le braccia, la mia vergogna. Era alta, almeno 1,80 m, pesava 78 kg al massimo. Niente alibi né giustificazioni. Il sollievo di una certezza. Perché hai smesso di cantare? Non lo so. Che hai? Questa canzone mi rattrista. Puoi cantare un'altra, oppure no, se non ti va. Possiamo stare zitti e guardarci al buio, sappiamo farlo. Rientrata in camera, nel silenzio del sonno di Herta e Josef, mi presi la testa fra le mani, incapace di accettare che fosse accaduto. Una sotterranea euforia mi dava scariche a intermittenza. Niente mi ha fatto sentire più sola, ma in quella solitudine mi scoprivo resistente. Seduta sul letto in cui dormiva Gregor da bambino, feci di nuovo la lista delle colpe e dei segreti, come a Berlino prima di conoscerlo, ed ero io, ed ero innegabile.